Ciao Pilatessi e Pilatesse e benvenuti o bentornati ad una nuova lezione di Pilates con Giorgia. Oggi è il Pilates Day, quindi si celebra come ogni anno in tutto il mondo questa giornata dedicata proprio al, al metodo Pilates, a celebrare l'invenzione di questo metodo e quindi anche in maniera indiretta il suo inventore Joseph Pilates. Per questo oggi ho deciso di realizzare una lezione un po' speciale, diversa dalle altre che avete trovato fino ad ora sul mio canale e infatti utilizzeremo un attrezzo che fino ad ora non c'era nel mio canale, ovvero il Magic Circle, quindi il cerchio magico, così come l'aveva chiamato originariamente Joseph Pilates. Questo attrezzo lo chiamiamo anche ring, per esempio, quindi anello. Oppure semplicemente il cerchio o cerchietto, insomma, vari <ride> nomignoli. Ed è una, uno dei piccoli attrezzi, um, diciamo così, creati originariamente da uh, Joseph Pilates quando, appunto, diede origine al, al suo metodo, insegnò il suo metodo. E um, c'è un aneddoto molto, molto speciale che non vi svelerò, però, um, che si trova in questo libro che ho letto recentemente. Questo libro si chiama Leone in gabbia. Ed è la, appunto la vita di Joseph Pilates e del metodo Pilates, come si è evoluto durante la sua vita ma anche dopo la morte del suo fondatore ed è stato scritto da uno dei suoi allievi originari. Recentemente è stato tradotto questo libro in italiano, quindi se avete curiosità rispetto a un po' alla, al retroscena rispetto a questo metodo ma anche un po' alla... Caratteristica di questo uomo che ha inventato il metodo, vi consiglio di leggerlo. È una lettura molto eh, interessante per, per molti versi. Detto questo, quindi in questo libro trovate anche eh, diciamo uno dei motivi per cui questo si chiama Magic Circle, è un aneddoto molto divertente. Non ve lo svelerò così non vi spoilerò niente del libro. E cominciamo la nostra, la nostra pratica in piedi. Voglio dire soltanto una cosa prima di iniziare. Normalmente non utilizzo molto questo attrezzo, almeno recentemente non l'ho utilizzato molto. Um, ho una relazione un po' particolare con questo attrezzo, ma come ogni attrezzo, uh, il modo in cui lo usiamo ovviamente fa la differenza. Per questo motivo, uh, oggi vi proporrò la mia, uh, una mia versione, diciamo così, di un possibile utilizzo di, di questo attrezzo. Ok, quindi cominciamo in piedi. E comincia mantenendo il ring dalle, dalle maniglie ma senza l'idea di stringerlo o di posizionare le mani in una maniera specifica. Semplicemente tienilo lì, sentilo con il suo peso e rilassa le braccia verso il basso. Comincia a percepire l'appoggio dei piedi a terra. Fai un bel respiro attraverso il naso. Espira sempre attraverso il naso. E mano a mano, con ogni espiro, lascia andare sempre un po' di più il tuo peso verso la terra, togliendo le tensioni muscolari, le resistenze che ti impediscono di radicarti bene verso il suolo. Inspira. Espirando ruota la testa verso un lato, inspira al centro, ruota la testa dall'altro lato. Ancora, destra, inspira e altro lato. Torna al centro, inspirando porta sulle spalle insieme al ring. Espira, rilassa. Ancora due volte. Espira, rilassa. L'ultima volta. Espira, rilassa. Ora tieni il ring dietro di te nella stessa maniera molto suave. Inspira, porta sulle spalle. Espira, lascia. Inspira su. Espira, lascia. Inspira su. Espira. Rilassa la bocca. Ok, mantieni il ring qui dietro di te e questa volta gira le mani in modo tale da tenerlo eh, come attaccato al tuo corpo, premendo con le mani leggermente verso le maniglie. In questo modo sentirai una piacevole apertura nella regione delle spalle. Stai in questa sensazione, inspira pienamente. Espirando, solleva i talloni. Inspira, sfiora con i talloni il pavimento. Espira, risali e manda il peso nello spazio tra primo e secondo dito del piede. Ancora, inspira, scendi. Espira, sali. Ok, adesso scendi completamente con il peso verso i talloni, ammorbidisci le ginocchia. E comincia ad arrotondare leggermente solo la testa e le spalle, ruotando le mani, riportando le mani dove erano prima. E fai scendere verso il basso il ring mentre arrotondi la schiena. Porta il ring davanti a te, lo lasci lì davanti a te, rilassa le spalle e pian piano ritorna su. Inspira, espirando di nuovo, scendi arrotolando la colonna vertebra per vertebra, prendi il ring tra le mani e lo riporti su con te espirando. Benissimo. Ora prendi il ring questa volta in maniera da avere il cerchio di fronte a te, da poter guardare dentro il cerchio e non afferrare il ring con la mano col pollice all'interno, in questo modo come un manubrio, ma usa tutta la mano insieme, quindi con il palmo poggiato sulla maniglia, le dita tutte dallo stesso lato. Ok? Bene, da questa posizione senti le spalle morbide, inspirando immagina di allungare e sollevare il, le braccia, quindi il ring in avanti e mentre questo accade lascia che le tue spalle si muovano verso il basso. Ok? Torna giù. Quindi attenzione a non fare spalle e poi ring su. Immagina che l'estremità, quindi dalle tue mani, si muove il movimento in su, mentre la parte, si chiama prossimale, quindi più vicina a te, le spalle, vanno giù. E ritorna. Ancora, sali e scendi. Cambiamo il respiro. Inspira giù per preparare. Espira, allunga. Morbide giù le spalle, rilassa la schiena. Inspira, scendi. Ancora due volte, allunga, comincia a sentire il peso del ring, inspira, scendi. L'ultima volta, allunga in avanti le braccia, mantieni qui non più su rispetto alle spalle, ma più o meno all'altezza delle spalle, anche un pochino più giù va benissimo per mantenere le spalle morbide. Ora, immagina di avere una sorta di piccola pallina sotto le ascelle e immagina di voler stringere un pochino questa pallina e insieme il cerchio. Espirando, inspira. Lascia ancora premi, tieni i gomiti distesi ma non rigidi quindi non iperestesi, bloccati, ma nemmeno piegati. Ok. Quindi lunghe le braccia, inspira, espira. Immagina la pallina sotto le ascelle. E insieme stringi appena il ring tra i tuoi palmi, senti i pettorali attivarsi. Inspira, rilascia. Ora mentre stringi il ring. Ruota lievemente la testa verso un lato, inspira, torna al centro, espira, ruota verso l'altro lato, morbido il collo, inspira, e sinistra, eh, perdon, destra, espira, prendi l'aria, sinistra, e torna, benissimo. Scendi con le braccia, circonduzioni delle spalle, riporta il ring in avanti, questa volta... Allarga i gomiti, porta il ring verso di te come per far sporgere i gomiti in fuori, inspira, allunga, espira verso di te, inspira, allunga, cambiamo il respiro. Quindi la prossima volta, espira verso di te, inspira, allunga, espira verso di te, inspira, allunga. Espira verso di te, ti fermi qui e fai piccoli molleggi come per spingere palmo contro palmo: 1, 2, morbide le spalle: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scendi con le braccia, porta il ring indietro. Prendi il ring, questa volta con la mano parallela alla maniglia, sempre le dita tutte insieme come una paletta, e comincia a sentire la posizione delle tue spalle, come se volessi ruotare e aprire indietro le spalle, e immagina di voler molleggiare indietro con le braccia, piccoli molleggi indietro. 1, 2, 3, 4, 5, rilasso. E rilasso anche le spalle, ok? Apri adesso di nuovo, porta leggermente indietro e in giù verso i piedi il ring, fletti le ginocchia e mantenendo questa posizione delle braccia inclina il busto in avanti. Puoi usare il pollice per bloccare il ring, per non doverlo stringere, per non farlo cadere. Quindi stai qui con il busto lungo, parallelo al pavimento, senti che il peso già soltanto del ring ti fa attivare la muscolatura delle braccia, del retro delle spalle, però mantieni libero il collo, rimani qui e dalle anche ritorna su, quindi la schiena è, rimane neutra il più possibile tutto il tempo, quello che accade è che fletto dalla zona del bacino, dalle anche, piego un pochino le gambe per mantenere la schiena lineata, dare più mobilità al bacino, inspira e ritorna su. Ancora, mantieni questa apertura nelle tue spalle, senti le scapole avvicinarsi tra loro, ritorna su, ancora tre volte e vai, appoggia il ring sui tuoi pollici, torna, facciamo gli ultimi due. L'ultimo, mantieni, allunga indietro, lontano il ring tieni 5, tieni 4, tieni 3, tieni 2, tieni l'ultimo e porta il ring in avanti, lascialo giù, rilassa completamente il collo. Abbraccia i tuoi gomiti con le mani opposte, lasciando tutto il peso verso la terra e comincia a dondolare da un lato e dall'altro. Rilassa il retro del collo. E sempre oscillando lentamente in questo modo piano piano torna su benissimo ok prendi il ring adesso cambiamo configurazione del movimento quindi infila il ring appena sopra i malleoli quindi senti dove si trovano i malleoli la parte interna delle caviglie e vai un pochino sopra con il ring benissimo poi torna su in piedi Mani sui fianchi e comincia a spostare il peso su un piede per sollevare l'altro piede da terra, Comin quindi comincia a puntare il piede in modo da avere un pochino di appoggio e quando ti senti pronta o pronto, piede a martello sei in equilibrio su una gamba con il ring tra le caviglie. Okay? Bene, da questa posizione, se non hai problemi alle ginocchia, okay, puoi appena... Stringere la gamba che è sollevata da terra verso quella di terra. Inspiro, rilascio. Espiro, premo. Sento attivarsi l'interno della coscia che lavora. Inspiro. Ancora, premi. E questo è un ottimo esercizio anche per l'equilibrio. Però se ti senti troppo instabile, puoi poggiare la man una mano o due su una sedia o un mobile davanti a te. Ancora, premi, inspira, ancora sei volte, premi, inspira, cinque, inspira, quattro, inspira, tre, due. L'ultimo, tieni un pochino questa pressione, mantieni, 5, 4, 3, rilassa le spalle, 2, 1, punta il piede, ritorna a contatto. Se hai necessità di sistemare un po' il ring, puoi farlo nel passaggio, soprattutto sui pantaloni scivolosi tende a scivolare un po'. Spostati sull'altro piede, quindi prima punta il piede, attenzione qui a non sollevare un fianco rispetto all'altro, ma proprio inclina tutto il tuo peso verso la gamba di terra, piede a martello e vai di qua per 10, quindi stringi, inspira, lascia. Usa la gamba tesa sentendo la compattezza della gamba e il piede a martello per creare proprio questa sensazione di tutta la gamba che si muove insieme con potenza. 2, 3. 4 5, respira, morbide le spalle, 6, sette, otto, nove, dieci, rimani un pochino con questa tensione. Rilassa il lato del corpo dove è la gamba che lavora quindi non tenere corto quel lato tutto il tempo e pian piano punta il piede scendi e rilassa togli il cerchietto facciamo un ultimo esercizio in piedi e poi scendiamo a terra quindi ci prepariamo per uno squat allarga i piedi e ruotali leggermente verso l'esterno come per uno squat normale prendi il cerchio come abbiamo visto prima in modo da guardare all'interno di esso e da qui inspira Espirando, scendi in uno squat, allunga le braccia in avanti, morbide giù le spalle, non stringere qui il cerchio, ritorna su, allunga due e torna, allunga tre, lunghe le braccia in avanti e giù le spalle, quattro e cinque e sei, ancora sette e. 8 e 9, l'ultimo 10, rimani qua, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poggia il cerchio, poggia le mani a terra e ci trasferiamo giù in posizione di um, quadrupedia, ma prima ci sediamo un attimo in fanciullo, Andiamo giù per rilassare completamente la schiena, le spalle. Un bel respiro qua. Srotola la colonna su e ritorniamo a lavorare con il cerchio, questa volta in posizione seduta. Quindi cambiamo un attimo posizione. Ok. <coughs> le gambe sono piegate, il cerchio è davanti a noi e lo prendiamo per il momento senza stringere nulla. Inspira. Espirando srotola dal bacino. Fai un piccolo roll back, quindi rotola indietro, accorciando bene la parte anteriore di te, morbide le spalle e qui facciamo piccoli molleggi sul cerchio, come prima con le famose palline, vai. 10, 9, 8.

Ultimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da qui smetti di stringere il cerchio, continua a srotolare vertebra dopo vertebra giù e porta il cerchio, questa volta, verso l'alto. Qui, più che verso l'alto, verso il soffitto, ok? Qui hai il cerchio più o meno con il centro che guarda verso il tuo esterno. Non è allineato con la testa, è un po' più giù, in modo che le mani siano sopra le spalle. Zona lombare tutta appoggiata, stacca una gamba, stacca l'altra gamba. Ora inspira, mentre espiri stringi nella stessa maniera il cerchietto, distendi la gamba a destra e in avanti come se spingessi qualcosa lontano da te. L'altro piede in punta. Inspira, smetti di premere, torna. Cambia gamba, espira, distendi, inspira, torna, espira, distendi, inspira, torna, espira, distendi, e torna. Quando stringi il cerchio, separa i denti tra loro, non serrare i denti. Ancora. Ultimi due, gamba destra, zona lombare tutta giù, gamba sinistra, ok, benissimo, adesso poggia i piedi a terra, manda le braccia oltre la testa, lascia il ring lì dove si trova, intreccia le dita delle mani, sostieni la testa, ci prepariamo per criss cross, quindi solleva la gam le gambe <coughs> piegate, solleva la testa espirando, ti fermi qui adesso il movimento delle gambe è come quello di prima unisco la rotazione del busto gomito verso il ginocchio inspiro centro e cambio lato nella pausa rilassa i piedi rilassa eh, le gambe ancora 3 4 5 sei, piede a martello della gamba che dis si distende in avanti. 7, 8, 9, 10. Ok, poggia. Prima una gamba, poi l'altra. Rilassa le braccia giù, inspira. Fai rotolare il bacino verso i piedi come per rendere la tua pancia sporgente in avanti, inarcare la schiena con gentilezza, mentre espiri invece appoggia la zona lombare, rotola col bacino in su e sali in ponte. Scendi, inspira, rotola in arca, rendi la pancia voluminosa in avanti ed espirando sali. Inspira, scendi. Vai all'altro estremo ed espira. Sali senza forzare. Quindi, estremo non è la parola giusta, però, nell'altra direzione volevo dire. L'ultimo. Sali ti fermi qui. Ok, vai con le braccia oltre la testa. Prendi il cerchio, lo riporti verso il soffitto. Non lo stringere, tienilo semplicemente lì. Scendi col bacino, sfiora il pavimento tutto insieme, schiena e bacino, e sali uno. La prossima volta, mentre il bacino e la schiena scendono, le braccia vanno oltre la testa e sali due, Scendi, sali 3. Scendi, sali 4. Scendi, sali 5 e 6. Scendi, sali sette. Sali 8, 9, 10, rimani su, piccoli molleggi 1, 2, 3 bacino, dai glutei senti la spinta verso l'alto, mentre il movimento ritmico continua del bacino, muovi fluidamente le braccia oltre la testa e le muovi fluidamente verso il bacino. Continua ritmicamente con le gambe. Muovi le braccia lentamente oltre la testa e poi lentamente verso le gambe. Benissimo, ok, srotola piano, vertebra dopo vertebra, stacca una gamba dopo l'altra, infila le caviglie dentro il ring, sempre sopra i malleoli, quindi le gambe sono dentro rispetto al ring, distendile verso il soffitto. Se hai bisogno puoi sistemare le mani con questa forma tipo un diamante sotto il bacino, ok? O puoi mettere un piccolo asciugamano sotto il sacro anche se senti la schiena inarcarsi, puoi anche sostenere leggermente la testa. Bene, da qui, piedi a martello, immagina di avere i piedi poggiati su una, un pavimento dall'altra parte e apri, quindi allarga con piccoli movimenti verso l'esterno, quindi 10, 9, 8 7 rilassa le spalle 5 4 3 2 1, fermati qua e ora ruota verso l'esterno, i piedi e paralleli, ancora verso l'esterno paralleli, quindi quando ruoti verso l'esterno, sentirai che il ring non tocca più sui lati delle gambe, ma quasi sulla parte anteriore, ancora verso l'esterno e 5, 4, 3, 2, come se i tuoi piedi fossero tergicristalli. L'ultimo, benissimo. Prendi il cerchio, portalo all'interno. Intreccia le dita delle mani nella forma non abituale. Sostieni la testa, gomiti verso il soffitto. Inspira, espirando, solleva la testa. Distendi le gambe, piedi a martello, stringi un pochino il cerchio, rilassa, fletti senza avvicinare le ginocchia e poggia, lo facciamo per 5 volte. Distendi, stringi, zona lombare giù, torna e scendi ancora. Distendi, stringi e torna. Attenzione alla forma dei piedi. Ultimi due, stringi e torna. L'ultimo e torna, benissimo. Togliamo per un attimo il ring, lo lasciamo di lato, mani dietro le ginocchia, inspira, espirando, vieni su, arrotolando la colonna, poggia i piedi a terra, inspira. Espirando srotola, ancora una volta, espira sali, ti fermi su, bene. Prendi il ring, adesso utilizziamo il ring per aiutarci un pochino nel movimento, quindi lo prendi questa volta dalla parte dove le, man le maniglie non ci sono o addirittura in questo modo, quindi con, con la maniglia eh, allineata con il tuo viso. Ok? Quindi srotola un pochino, infila un piede e l'altro piede e utilizziamo il ring per supportarci nel teaser. Quindi tieni, puoi giocare un po' con la spinta dei piedi, quindi se vuoi i piedi più in punta o martello, sentire la differenza. E il ring ti dà una grande mano nel sostenere il peso delle gambe ma puoi allo stesso modo alleggerire, come se non avessi il ring, immaginando di doverlo togliere da un momento all'altro. Quindi tieni, ups, la posizione, 5, 4, 3, 2, 1. Ora fletti le ginocchia, sfila il ring e facciamo un piccolo gioco. Quindi se hai un già un livello più avanzato di teaser va bene, altrimenti torna nella versione precedente. Prendi il ring di lato, accorciati, no, no, non accorciati, raggomitolati per bene, infila i piedi dentro il ring, distendi per teaser dentro il ring, fletti, porta verso di te le gambe, eh, ring più su, distendi le gambe, come se volessi sfiorare il ring. Fletti, arrotonda la schiena, infila i piedi. Teaser dentro il circo e l'ultimo, teaser fuori. Ok, poggia i piedi, lascia il ring in avanti, abbraccia i tuoi piedi, ginocchia in fuori, rilassa la testa, respira. Il respiro nella parte posteriore laterale del costato ancora un respiro profondo qui pian piano sali oh, ok Circonduzioni delle spalle indietro, ok. Facciamo ancora qualche uh, movimento con il ring, però questa volta saremo in posizione prona, quindi a pancia in giù. Prendi il ring, lo poggi dietro di te, più o meno nella zona dei glutei con le maniglie laterali. Appoggia la fronte sulle mani, rilassa le spalle. Comincia a muovere il bacino in una piccola retroversione, come per allungare la parte posteriore della schiena, quindi della zona lombare. Rilassa, ancora muovi il bacino e rilassa. Ok, adesso senza accorciare esageratamente la zona lombare, solleva la testa, quindi mantieni una buona posizione del bacino a terra, stabilità e scendi. Ancora, solleva, alleggerisci lo sterno da terra e scendi. Ora, poggia la fronte direttamente a terra, porta le mani sulle maniglie del ring, così come eravamo prima, quindi con i pollici che possono bloccare un pochino il ring sotto, e comincia a, ad aprire le spalle mentre allunghi le braccia con il ring verso i piedi. Solleva la fronte da terra, continua ad allungare, allungare, allungare fino a poter staccare un pochino il ring dal corpo e ritorna giù. Ancora allunga, distendi, apri bene le spalle, senti i tricipiti, la parte posteriore delle braccia, lavorare e ritorna. Aggiungiamo una difficoltà in più, allunga. Stacca la gamba destra e la sinistra. Alterniamo 2, 3. Attenzione a non lasciar crollare le spalle in avanti. Apri bene. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torna giù. Lo facciamo un'ultima volta. Allunga, apri le spalle, allinea la mano con il resto del braccio, solleva le gambe e nuota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, torna giù, lascia di lato o davanti a te il ring, poggia la fronte sulle mani e rotola leggermente con la testa da un lato all'altro. Porta le mani al di sotto delle spalle, anzi ancora più giù vicino al torace. Inspirando solleva il busto, spingi per suon e torna giù. Facciamo cinque volte, ancora inspira, spingi per suon e torna. Ancora tre. E due. E l'ultimo. Rimani qui per poi passare con il bacino sui talloni, posizione del fanciullo, rilassa. Bene, adesso ci sediamo, quindi ammorbidisci le spalle, se senti tensione, siedi sul tappetino, prendi ancora una volta il ring. Distendendo le gambe in avanti, puoi mantenerle anche leggermente piegate per dare alla schiena la possibilità di allungarsi. Infila il piede destro sulla maniglia, prendi con, le, con i palmi verso l'alto l'altro lato del ring e comincia prima col ginocchio piegato. Comincia a distendere la gamba, inspirando, espira, torna, allunga e torna allunga torna tre volte lo facciamo anche dall'altra parte quindi allunga la sinistra torna allunga inspira torna l'ultima volta e torna tutti e due i piedi all'interno allunga piedi uniti mantieni come se fosse una postura e qui non lasciare troppo andare le spalle in avanti prova a sentire che anche dalle spalle leggermente tieni la posizione ed è una sorta di squadra di postura um, supportata dal ring ok ora lascia e semplicemente separa un pochino le gambe per andare giù in maniera più morbida con le mani verso le piante dei piedi o le caviglie, lascia andare la testa verso il basso, rilassa, ritorna e da qui apri, divarica in fuori le gambe da un lato e dall'altro. Facciamo la stessa cosa, quindi supportiamo nella stessa maniera con prima un lato, quindi qui puoi avere la mano del lato verso cui sei con il palmo in su, la mano dell'altro lato con il palmo giù per avere più lunghezza nel braccio. Mantieni la posizione, qui non tirare indietro la spalla, lascia piuttosto che si muova in avanti se vuole. Rilassa, cambio, quindi cambio anche la forma delle mani, il braccio che è più lontano va con il palmo giù. il collo lascia e lascia da parte il ring prendi verso di te le piante dei piedi unite con le mani e vai giù ancora una volta ancora un bel respiro porta il respiro nella parte posteriore di te Piano risali, ok. Ci sediamo. Quindi sostiamo un attimo qui. Se vuoi, puoi utilizzare un supporto per stare più comoda o comodo nella posizione. Può essere una coperta ripiegata, un cuscino da meditazione, quello che vuoi. Quando hai trovato la tua posizione comoda, in cui la tua colonna sta um, in verticale rispetto alla gravità, senza fatica,. Volta i palmi delle mani verso l'alto, rilassa le braccia, le mani, chiudi gli occhi e ancora per qualche istante dedicati ad ascoltare, a sentire il tuo respiro. Senti l'aria che si muove attraverso le narici. E pian piano senti se i bordi, gli angoli delle tue labbra sono pronti a sorridere. Fai dei piccoli movimenti ruotando la testa come per dire no ma in un modo gentilissimo. Inspirando porta su le braccia. Espira giù. Inspira. Inspira giù. L'ultima volta, inspira. Unisci i palmi delle mani, porta le mani al cuore, lentamente riapri gli occhi guardando le mani. E io ti ringrazio per aver praticato insieme a me. Io spero che questa lezione eh, con il ring sia stata un bel diversivo, una cosa nuova per te e um, spero che tu ti sia divertita o divertito e questo è un attrezzo che davvero fa parte della, della storia del Pilates perché è stato proprio realizzato, inventato da, da Pilates eh, stesso e um, ovviamente offre questa resistenza poi in base alla, al modello, alla marca che si sceglie um, ci sono, diciamo, offre più o meno resistenza, quindi ce ne sono alcuni un po' più morbidi, questo è un'ottima qualità ed è una giusta resistenza secondo me, poi ci sono alcuni altri ancora più pesanti, quelli originari erano tipo in legno metallo, quindi molto molto pesanti, però um, aiutano quando lavoriamo a corpo libero, insieme alle bande elastiche, la palla, la fitball, eccetera, ci aiutano a... Um, attivare parti del nostro corpo che altrimenti sarebbe difficile attivare a meno di non usare molto il nostro peso del corpo a terra, che per qualcuno o a volte può essere difficile, molto molto pesante o addirittura impossibile. Quindi la resistenza de, e il peso un po' del, dell'attrezzo ci aiuta a far lavorare parti di noi in maniera, ehm, diciamo così, ehm, più, più efficace, più intensa, ma anche con più gradualità. Una delle cose che si fa spesso nel, nel, diciamo nel, in alcune lezioni con il ring è utilizzare il ring per esempio tra le ginocchia. Questa è una cosa che io non faccio, non faccio quasi mai quando voglio utilizzare una resistenza tra le ginocchia, per esempio utilizzo la palla. Quindi ecco perché a volte eh, l'utilizzo del ring eh, può essere un po' in inglese si dice tricky, quindi un po' ehm, così sfidante, e dobbiamo fare attenzione perché. Eh, la resistenza abbastanza intensa e anche la dimensione del ring ci può a volte creare problemi ad alcune articolazioni se non lo usiamo in maniera consapevole. Quindi fai attenzione quando utilizzi questo attrezzo, il Magic Circle. Eh, divertiti, ma allo stesso tempo senti quali parti di te stanno magari ehm, soffrendo di più e cerca di capire come alleggerire le tensioni che non ti servono per utilizzare questo attrezzo davvero in maniera potente, efficace e senza farti male. Eh, questo attrezzo è della, del marchio Sissel in particolare, che è uno dei brand più eh, noti per l'attrezzatura la, da Pilates, de, parlo dei piccoli attrezzi, e vi metto il link in, in descrizione in modo tale che possiate trovarlo se per caso Uh, invece non l'aveste ancora e quindi abbiate solo guardato la lezione. Okay? Quindi grazie per aver partecipato e celebrato con me il Pilates Day con questa nuova lezione. Io vi aspetto sul canale YouTube per nuove lezioni insieme e anche sul sito pilatescongiorgia.com dove ho creato la piattaforma dello studio online, una piattaforma in abbonamento, con tantissime lezioni, video lezioni da fare quando, quando vuoi. Quindi grazie per l'attenzione e a presto!